Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 1 luglio. Sarà un casino, ve lo dico subito perché sono in treno e tra wifi e dati qua il rischio è che le cose non vadano molto bene. La mascherina per quelli che rompono le balle, cioè non vi preoccupate, anzi me la metto come si faceva con gli occhiali, vi ricordate? Mi metto la mascherina al collo. Allora, i temi della giornata ovviamente ce n'è uno che mi appassiona molto, cioè quello scoop che insieme al riformista abbiamo fatto, cioè tirar fuori gli audio di quel magistrato che si chiama Franco, che ha condannato Berlusconi e qui evidentemente vi è una grande incongruenza. Poi è andato dopo un anno Berlusconi dicendo che quello che era successo era un plotone di esecuzione, addirittura attaccando il presidente di quel plotone di esecuzione, come l'ha definito Franco, dicendo che aveva dei problemi, poi dicendo pure con il figlio, io non so se questo sia vero, ma lo diceva il magistrato, poi addirittura quel magistrato ha detto che questa roba qui arrivava dall'alto. Insomma, vi potete immaginare che questa è una di quelle dichiarazioni giuste, sbagliate, eticamente accettabili, ma che dovrebbero far pensare, come ovviamente ieri Forza Italia ha fatto pensare, che su questa roba ci vorrebbe un supplemento di indagine. Fantastica, fantastica. La Repubblica è stato il partito vero che ha condannato Berlusconi da un punto di vista mediatico, prima inventandosi le minchiate su Ruby che si sono risolte in nulla e poi evidentemente su MediaTrade, cioè il partito di De Benedetti che se la prende con le evasioni fiscali, condanna di 4 anni di Berlusconi. Bene, Repubblica non mette neanche una riga in prima pagina. Io lo trovo una cosa stupenda, anche perché ha il tempo di mettere una notizia, peraltro molto interessante, sul fatto che il Cirque du Soleil è in bancarotta. Beh, per essere un giornale politico non è niente male, riuscire a non mettere neanche una riga sul fatto che un magistrato ha detto che quella sentenza è una sentenza da plotone di esecuzione. Toc toc! È vero che Repubblica oggi è degli Agnelli e non più dei De Benedetti, forse perché in quelle intercettazioni qualcuno forse lo ha notato, io certo l'ho fatto perché l'ho avuta in mano e le ho ascoltate con attenzione. Si parla anche di quel processo che portò a 500 milioni di euro, 500 milioni di euro, il doppio del valore dell'epoca, come risarcimento di Berlusconi a De Benedetti per le questioni che riguardano la vicenda Mondadori. Ma poi, insomma, ovviamente non voglio essere fissato su questo, tutti quanti i giornali cercano di metterla un po' così. In realtà, come il giornale ci sta, il giornale di Berlusconi ne parla lungamente. Straordinario, vabbè, Travaglio, il portavoce di, come si chiama, di Conte, prima di Di Maio, poi del Ministro della Giustizia e poi di Conte, beh, ovviamente non può che dileggiare non lo scoop, ma i giornalisti che l'hanno fatto, cioè sono nella lunga lista di quelli che insomma sono inattendibili ontologicamente. Io sono totalmente inattendibile. Beh, lì è molto divertente che finalmente c'è una piccola divaricazione, ci mancherebbe, tra il foglio di Ferrara, che oggi è di Cerasa, e il fatto di Travaglio, che spesso invece vanno su Conte e a braccetto, perché Ferrara ricorda il suo berlusconismo, il suo essere servo di Berlusconi, come si definì, scusatemi, balla, ma balla. E però racconta su questa vicenda una cosa divertente, una specie di involontaria difesa del sottoscritto, che proprio non penso che sia nelle corde di Ferrara, tutt'altro oggi, quando dice: beh, insomma, io penso sarò certamente un inattendibile, però è molto divertente che il presidente della Corte di Cassazione, della Commissione che è del Consiglio, scusatemi, che ha condannato Berlusconi, il cui membro, quello che ho intervistato, che ho sentito l'altro giorno a Quarta Repubblica, dice che era in conflitto e che aveva dei pregiudizi, beh, è diventato un editorialista del Fatto Quotidiano. Colui che condanna Berlusconi è un editorialista del Fatto Quotidiano. Se voi pensate che questo sia totalmente normale, conoscendo la linea del Fatto Quotidiano, beh, insomma, io pure la trovo perfettamente normale e mi faccio dire da Travaglio quello che vuole. Tanto, voglio dire, come posso dire, sono abituato alle sue isterie. Bene. E poi ci sono tante altre notizie, in realtà quelle del governo riguardano questo condono o mini condono che Conte lo mette che mette nei pasticci Conte, l'apertura del Corriere della Sera. Ormai il Corriere della Sera apre sulle cose che sa che non si faranno, pur di non aprire sulle cose che potrebbero succedere: il condono che non ci sarà, la riduzione dell'IVA che non ci sarà, Villa Pamphilj che non serviva a nulla. Insomma, Cairo si fa bene i suoi conti e l'apertura oggi è su questo condono che dovrebbe essere
essere tenuto nel decreto semplificazioni, che pare che non si faccia, perché ovviamente i grillini, ma forse anche giustamente, su questa cosa non ci stanno. E Salvini pensa alla spallata, scrive Verderami, che è uno dei giornalisti che io seguo con maggiore attenzione perché mi sembra sempre molto informato e anche, devo dire la verità, non vorrei creargli un danno anche equilibrato sul Corriere della Sera. Pensa alla spallata, la Lega e il Movimento 5 Stelle però restano uniti, dice bene e bianco, da questo loro anti-europeismo. Verderami, bene e bianco, e il terzetto non poteva che concludersi con Monti, che spiega a tutti gli italiani che sarebbe oggi assurdo andare al prossimo Consiglio Europeo divisi e con un Conte dimissionario, che non mi sembra che sia nei fatti, se non neanche Verderami pensa che a luglio si possa essere, come possiamo dire, separati. Ma comunque funziona così: a luglio ci sarà un Consiglio per cui non si deve essere dimissionario, a settembre ci sarà un G7, un G8, a novembre ci sarà la minchia dell'incontro intergovernativo, e poi ci sarà la Libia, e poi ci sarà il Covid. Di emergenza emergenza, questo governo non dovrà mai essere dimissionario, ricordatevelo, il principio è sempre questo: abbiamo trovato il Covid, ma ne possiamo trovare ben di più. A proposito di Covid, è fantastico il solito giornale unico del virus, che è il Corriere della Sera, perché è rimasto l'unico. Crescono i contagi, stupendo, sono 142, giuro, 142, questi ci rompono i coglioni perché ci sono 142 contagi, probabilmente parte di questi sono anche gli immigrati che vengono dalla Sicilia e sono bloccati, come giustamente chiede il presidente Musumeci, sulle barche per non entrare in contatto con il resto della popolazione. Fantastico. E l'altra grande questione di questi tempi, e sui giornali è molto presente, è che ad Alzano ci sarebbero state delle polmonite sospette già a dicembre, titolo del Messaggero. La cosa però non è indifferente, perché vedete, qua questo virus che non si vuole dire essere cinese, questo virus che lo trattiamo democraticamente, porca puttana, se c'era già a dicembre vuol dire che qualcuno qualcosa già sapeva e che forse si poteva fare qualcosa più in tempo per evitare quello che è successo. Ma quello che è successo è sempre solo colpa di Trump e Bolsonaro, lo ha detto ieri Zingaretti, oggi in Salvini definisce Zingaretti un cretino, ma definisce un cretino e poi dopo se lo rimangia. Perché lo definisce un cretino? Perché Zingaretti ieri, che in genere è piuttosto invece equilibrato, dice che se ci fosse stato la Lega di Salvini ci sarebbe stata un'Italia come quella di Bolsonaro e di Trump. Apro la parentesi e chiudo la parentesi: l'Italia è peggio come risultati rispetto a quella di Bolsonaro e di Trump, ha più morti in relazione alla popolazione di quante ce n'abbiano Trump e Bolsonaro. Soltanto per darvi un numero, poi dopo possiamo fare tutte le pippe di questo mondo, l'ucronia, su che cosa sarebbe successo se invece di Conte ci fosse stato un altro, ma il punto fondamentale è che il numero di morti, purtroppo nostri, è superiore in relazione alla popolazione italiana, superiore per il momento agli americani e a, come si chiama, e ai brasiliani. Ma l'altra cosa stupenda, stupenda si fa per dire, è che l'Unione Europea è geniale, apre a tutti i paesi, e i 15 paesi sono aperti tranne USA, Brasile. Ma sapete a chi è aperto? Alla Cina! Cioè l'Europa è aperta ai turisti cinesi, ma non a quelli americani e non a quelli brasiliani. Io dico che siamo, non soltanto noi, siamo un mondo di pazzi. Il Sole 24 Ore dice, calcola che questa roba qui, quando, aspettate, ve lo dico cosa vuol dire la chiusura alla, la chiusura agli Stati Uniti vuol dire una perdita in termini economici che la metà basta, ma 24 ore ci sono quanti numeri di questa minchiata, per cui noi apriamo ai cinesi ma non agli americani. Non so se avete capito bene il concetto, no? Apriamo ai cinesi e non agli americani. L'Italia invece, che è la più dura di tutte, Speranza dice non apriamo ai paesi extra Schengen. Io vorrei vedere Speranza lavorare in un albergo, in una agenzia di viaggi, in un NCC, in un taxi, in un bar, in un ristorante, e fare ancora queste pippe della minchia per cui oggi noi non siamo aperti ai paesi extra Schengen, poi ai baristi, ai lavoratori, all'indotto, poi gli dà Speranza i soldi? Gli dà Speranza? No, perché questi sono matti, non ragionano, non capiscono che cazzo sta succedendo qua fuori. Continuiamo a dire che aumentano i contagi perché ce ne sono 142. Tra l'altro, come oggi c'è sempre bibibibo, perché c'è lo scienziato sul Corriere che dice oggi questi contagi non ti fanno ammalare come prima, e c'è l'altro scienziato che dice attenzione, la seconda ondata, e quando non ci sarà la seconda ondata arriverà il secondo virus, perché ieri i siti dicevano sta arrivando un secondo virus, chiudetevi a casa, morite di fame, della paura che noi vogliamo avere in questo tempo. E poi dite che l'economia non regge, che non si debbono fare i condoni.
Direi, no, l'altra ultima notizia per prima che il treno ci abbandoni completamente è questa storia di Hong Kong, in cui c'è una legge cinese per cui sostanzialmente sono state tolte tutte le libertà civili agli hongkonghini, che sono 10 milioni di abitanti, 8 mi sembra con qualun. Beh, insomma, zitti e muti. Se c'è un casino, se c'è un casino in America, ci si inginocchia col pugno, scusate il pugno. Se c'è un casino in Francia, si dice il Macron presidente. Se c'è un casino in Inghilterra, c'è Johnson che è un fascistello. Se c'è un casino, ma se c'è un casino a Hong Kong per colpa dei cinesi, noi siamo qua zitti che facciamo pippa. Io dico, non attacchiamo i cinesi, capisco, abbiamo un sacco di rapporti commerciali. Però cazzo, riuscire a non difendere queste leggi e ad attaccare queste leggi liberticide ad Hong Kong mentre ci inginocchiamo per qualsiasi cosa e togliamo le statue, dà il senso della nostra gigantesca ipocrisia. Bene, direi che per oggi è tutto. Siamo riusciti a fare la zuppa anche dal treno. Spero che sia stata comprensibile perché non vedo i commenti, ma spero che sia stata anche un po' intelligibile per tutti voi. Ciao.